Bentornati, bentornati a un nuovo appuntamento con Prossima Fermata Liscio, un'altra avventura insieme dedicata al ballo, alla musica e non solo, perché sono arrivate tantissime altre barzellette dagli amici carissimi. Allora, volevo rispondere a chi mi ha scritto la scorsa settimana chiedendomi informazioni sulla Smart TV e su come seguirci. Allora, sappiamo tutti che con il refarming che c'è stato dei canali televisivi, molti non si prendono più. E quindi è davvero problematica la situazione. Allora, per vedere se riuscite a vedere il nostro programma in TV, non dovete fare altro che andare sul nostro sito che è www.passesuoni.it e lì vedete la cartina dell'Italia, qual è l'emittente che trasmette il nostro programma, i giorni e gli orari di programmazione. Se vedete da questa cartina che abitate in una zona che non è coperta dalla TV, potete fare come ha fatto Angiolina Dall'Indinara, che saluto, un abbraccio grandissimo. Qui siamo in Veneto, che avevo perso e è tornata insieme a noi grazie alla Smart TV. Non ha fatto altro che acquistare la nuova televisione e collegarsi a internet. Per cui lei vede il nostro programma direttamente dal nostro canale YouTube la domenica dalle 12:30, c'è proprio la puntata ufficiale. Ovviamente, collegandosi al nostro canale YouTube, non vedete soltanto la puntata ogni domenica, ma avete tutto un mondo di video da visionare, perché pensate che all'interno del nostro canale YouTube ci sono oltre 1400 video di musica e ballo a 360 gradi, per cui potete guardare tutto ciò che vi può piacere, dal country al latinoamericano, al boogie, le scuole di ballo, i balli di gruppo, i corsi di ballo. È davvero una preziosissima e divertente banca dati apposta per voi sul nostro canale YouTube. Se vi iscrivete, vi invito ad attivare le notifiche, così ogni volta pubblichiamo un video nuovo vi arriverà un messaggino sul cellulare e cliccando sul cellulare vedrete il video che abbiamo pubblicato. Spero di essere stata chiara per tutti gli amici che ci seguono, ma poi vi racconterò il resto durante la puntata. Beh, direi di partire con un po' di musica, che dite? A fra poco. E ora salta, venga menea, dalle mani ponte buena. Me gusta la bailarina.
E abbiamo scaldato l'atmosfera, siamo pronti per partire con le nostre barzellette che devo dire mi piacciono un sacco. Poi ne ricevo davvero tante, ogni tanto le sfoltisco perché ci sono alcune che magari in TV non vanno dette, forse sono quelle più divertenti, ahimè. E poi ce ne sono moltissime anche nei vari dialetti, che secondo me il dialetto amplifica il divertimento della barzelletta, per cui andrebbero raccontate in dialetto, ma magari poi tutti non le capiscono, visto che il nostro programma va in onda in tutta Italia. Ma sono davvero fantastiche. Quindi grazie, continuate a mandarle. Allora, l'indovinello di oggi, come dico sempre, avete tutta la puntata per rispondermi. Arriva da Thomas di Veroli, è un bimbo che ci dice: che cos'è una zebra? Che cos'è una zebra? Potete mandare i vostri messaggi, le vostre risposte a questo numero e io vado avanti intanto con le altre barzellette. Mi sposto ad Anagni da Francesco. Allora, colloquio fra mafiosi. Hai fatto il lavoretto a Giuseppe? E l'altro? Certo che sì, gli ho sparato in testa. Ma come? Ma sei impazzito? Doveva sembrare un incidente con un colpo di sonno. E l'altro? Beh, sono stato furbo, prima gli ho messo il pigiama. Tremendo, davvero Franco Danagni, grazie di cuore. Vado da Edoardo di Gubbio che ci dice: una giornalista a un calciatore. Ancora una domanda. Qual è l'ultimo libro che ha letto? E il calciatore: ma dunque qualche tempo fa leggetti Rintintin. E il giornalista rimane un po' e fa: semmai lessi. E il giocatore: no, 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 stava proprio Rintintin. Questi calciatori. Allora, grazie davvero ad Edoardo di Gubbio. Andiamo da Fausto di Fossombrone. Due amici si incontrano: ma perché sei finito in prigione? E l'amico risponde: per una distrazione. Ma come per una distrazione? Sai com'è? C'era la processione, passava sotto la finestra, tutti tiravano i fiori dai balconi. Sai com'è? Mia moglie si chiamava Margherita. Aia, grazie davvero a Fausto di Fossombrone. Ed ora volevo ricordare agli amici che telefonano di non telefonare col numero privato, l'ho detto anche nella scorsa puntata, perché il nostro centralino li scarta in automatico pensando che siano dei call center. Già l'elenco delle telefonate è lungo, se ci mettiamo anche le telefonate pubblicitarie non riusciamo a rispondervi. E non esitate a chiamare anche a fine puntata, perché noi rimaniamo un po' in studio e quindi riusciamo a rispondere agli amici che ci chiamano, soprattutto per l'acquisto dei CD e dei DVD. Come ho detto anche agli amici, noi abbiamo i nostri CD, abbiamo sempre la promozione 4 CD a 39 euro. Non esitate a telefonarci perché vi diciamo quali CD sono al momento disponibili e insieme facciamo il pacchettino. Poi possono essere 4 CD oppure 3 CD e un omaggio scelto da voi. Comunque il tutto a 39 euro, compreso spese di spedizione a casa vostra. Detto ciò, andiamo con un altro bellissimo video. Che dite? A fra poco. Porque tú son la más guerrera.
grandi video bellissimi, non lo dico per dire, ma mi arrivano i vostri messaggi che mi fanno i complimenti, perché in questo momento che passate con me vi divertite davvero tanto e state davvero bene e io sono contentissima. Ecco perché vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, perché fra una puntata e l'altra potete stare con noi tutti i giorni, perché come ho detto a inizio puntata, lì all'interno del nostro canale YouTube ci sono oltre 1400 video, quindi ne avete di tempo da passare in nostra compagnia. Vi ricordo anche il nostro canale Crea con Fantasia, dedicato a tutti noi, perché siamo bambini dai 0 ai 99 anni. E parto col salutare la mia Lidia di Piacenza, grande donna, un abbraccio anche a Carmine, che sta divulgando la nostra puntata con WhatsApp a tutti amici e parenti dal nord fino al sud. Sei davvero un tesoro, grazie di cuore. E poi salutiamo Lisa da Stradella e il figlio Franco. Non può mancare il nostro saluto alla nostra meravigliosa Franca Monetti di San Pietro in Stra Venezia. Saluto ovviamente Gabriella, tua sorella, tutti i tuoi meravigliosi componenti della famiglia, una famiglia numerosissima. E come ho detto la volta scorsa, mi piace un sacco avere i vostri numeri su WhatsApp, perché finalmente vedo le vostre foto. Poi Franca è un'amica storica e quindi mi prendo la libertà di dirti che la foto che hai messo su WhatsApp è bellissima, stai benissimo davvero. Allora un abbraccio grandissimo va anche alla nostra Bruna di Milano, a Claudio Menghi e la signora Maria, qui siamo a Cesenatico. E poi andiamo nel Veneto, più precisamente a Polesella, dai nostri Giovanna e Giovanni Gallian, sempre con noi, un abbraccio grandissimo. E sempre da Polesella saluto, stringendola forte, stritolandola, la nostra meravigliosa Rosa Guerriero più tutta la sua bellissima famiglia. Vado oltre ad Aquino, Frosinone, dal nostro grande Rocco Biasielli, sempre con noi. Vado all'Aquila dalla nostra Vera, non posso assolutamente dimenticare Leonello e Rosalba da Spoleto, un abbraccio grandissimo, so che siete sempre presenti, un abbraccio anche alla vostra meravigliosa famiglia. Che elenco velocissimamente: Danilo e Gerta col figlio Alessandro, Andrea e Sabrina con le figlie Veronica e Noemi e l'ultimo genito Roberto e la compagna Katia. Un abbraccio a tutti voi meravigliosi. Poi voglio salutare Rita da Brino della Val Camonica, un abbraccio grandissimo a te. Saluto anche il nostro Gianfranco di Como, l'amico del Giaguaro, mi riempi di gif simpaticissimi, ma non so dove li trovi, sei bravissimo. E in ultimo, ma non meno importante, la nostra meravigliosa Gio di Cesenatico, grande donna, una fantastica fanciulla, sempre con noi. Siamo pronti per un altro video, che dite? A fra poco. Sincero.
Imparate le bellissime coreografie della maestra Cristina Vezzani grazie al nostro fantastico DVD nel quale troverete le spiegazioni dei singoli passi dalla viva voce della nostra maestra Cristina ed ovviamente i video dimostrativi delle coreografie, incluso all'interno della confezione anche il CD contenente i singoli brani musicali per poter ballare da soli o con gli amici tutte le coreografie che avrete appreso grazie ai suoi tutorial. Nel DVD, inoltre, in regalo i nostri due video novità, El Chiringuito e Sin Ti. Ma non è finita qui. All'interno del pacchetto troverete in regalo anche uno di questi tre CD. Il tutto a 29 euro compreso spese di spedizione e di contrassegno direttamente a casa vostra. Un'occasione assolutamente da non perdere, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Altro bellissimo video che ci riempie la giornata di divertimento. Siamo tornati alle nostre barzellette. Questo arriva sempre dalla nostra meravigliosa Martina di Rho Ferrarese, questa bimba meravigliosa, questa fanciulla, perché ormai è grande, che ci manda una bellissima barzelletta su Pierino. Allora Pierino chiede alla mamma: mamma, mamma, posso andare in piscina? Certo Pierino, vai pure. Pierino va in piscina, torna la sera a un braccio rotto. La mamma gli chiede: ma come hai fatto? Sono stato in piscina, sai, però mi sono divertito. Vabbè. Passa qualche giorno, poi Pierino dice sempre alla mamma: mamma, mamma, posso andare in piscina? La mamma gli dice: certo che sì, però stavolta stai attento. Pierino va in piscina e la sera torna addirittura con una gamba rotta. La mamma non ci può assolutamente credere. Passano ancora dei giorni e Pierino ritorna dalla madre e gli dice: mamma, mamma, posso andare in piscina anche oggi? La mamma dice: no, basta, con tutto quello che ti è successo non ci vai più. E Pierino: ma come mamma, oggi che finalmente ci mettevano l'acqua? Pierino, ne combini una più del diavolo. Grazie a Martina di Rho Ferrarese. Andiamo da Rita di Viterbo, che ci parla sempre di scuola. Un alunno chiede alla maestra: maestra, maestra, posso per caso essere punito per qualche cosa che non ho fatto? La maestra pensa un po', fa: no, ma perché dovresti essere punito per qualcosa che non hai fatto? Bene signora maestra, le volevo dire che non ho fatto i compiti di oggi. Questi bambini ne sanno una più del diavolo. Grazie a Rita di Viterbo. E finisco con Aurelio di Rimini Birichino, che ci dice: fra uomini uno dice all'altro: mia moglie è un angelo. Il secondo lo guarda e gli dice: no, peccato, mia moglie è ancora viva. Aia. Allora ringrazio i nostri amici che ci hanno mandato queste bellissime barzellette. Volevo ricordarvi di inviarci le vostre, così le condivideremo con gli amici che ci guardano da casa. E volevo anche ricordarvi, se avete piacere di ricevere la nostra puntata sul vostro cellulare, di mandarci un messaggio a questo numero. È sufficiente che abbiate WhatsApp. Noi ogni settimana vi invieremo gratuitamente sia la nostra puntata che i vari speciali, i vari video che realizzeremo durante la settimana. È un servizio gratuito che abbiamo realizzato appositamente perché possiate stare con noi più a lungo di una singola puntata settimanale. Benissimo, ci guardiamo un altro video? A fra poco! Se lo volete rifare potete farlo, bravissimi. Palma, izquierda, derecha, izquierda. Arriva. Palmas, arriba, abajo, muévelo.
Firenze? Pronti? Chi più bimbi? Uè! Su! Vai, vai, riempiamo la pista di nuovo. Quattro passi, semplice. Anche da seduti, bravi. Avanti. Piazza, voce, anche da seduti, bravi, oh yeah, izquierda, derecha, izquierda, palma, izquierda, derecha, izquierda, abbiamo l'originale, usiamola. Izquierda, vai, voce, voce. Vai, anche qui, e anche qui, bravi tutti, oh, avanti. Arriva, abbacco, muovelo, palma, arriva, abbacco, muovelo, palma, arriva, abbacco, muovelo, palma, arriva, abbacco, muovelo, palma. Ai, amor, me batte il corazon, mira mi cuerpo. Vi ricordiamo su YouTube. Andate a vederci, è bellissimo il video. E c'è la coreografia. E ancora! Attenzione! Oh! Ma bravi! Grazie per i bellissimi messaggi che ricevo, sicuramente non riuscirò a leggerli tutti in questa puntata, ma sarete i primi della prossima. Grazie Pietro Carboni da Torino, è un piacere davvero sapere che ci segui con così tanto affetto e stima. E poi volevo salutare Sara Fiorini e lo zio Renato che ci segue dal Canada, che meraviglia sapere che la nostra musica esce dai confini nazionali. Un abbraccio grandissimo va anche a Maria Pia e Felice, qui siamo a Marina Romea, e poi voglio salutare Roberto da Roma Est, Antonello Lorusso che mi chiede di salutarlo in diretta. Antonello, ciao. E poi voglio salutare con tanto affetto e simpatia anche Gianfranco e Tonino da Galeata, sempre con noi con tanta simpatia. Un'altra coppia davvero dolcissima è la nostra Elena e Luigi Scittarelli, sempre nel mio cuore, non pensate. Salutiamo anche Antonietta e Angela da Caserta, Angela e Barbara da Marassi, Genova, anche loro sempre in trasmissione con noi. Loredana da Guarcino, Frosinone, un abbraccio anche a tuo figlio e a tua mamma. E poi voglio salutare con tanto affetto anche Signoretti Luigi da Roma. Non può mancare il mio saluto Ubaldo Marcucci, detto Baldino De Maiola, qui siamo a Gubbio. Un abbraccio grandissimo anche alla signora Fernanda, tutta la vostra bellissima famiglia, e anche voi siete tanti. Alba della Ferriera di Torgiano con i figli Marco e Paolo Scarponi, la sorella Rossella, un abbraccio a tutti voi. Gianluca Pigliacelli, Mirko Prili e la mamma Anna Marcoccia, Sabatecchina di Alatri. Mirko, un abbraccio, sai, grazie di tutti i tuoi bellissimi messaggi. Vado da Oliviero Mennoli e Cittadini Annunziata, qui siamo a Spoleto, anche loro sempre con noi, sempre in trasmissione. Nicole Gasperina da Campoli Appennino, un abbraccio caro caro, vi stringo forte forte. Poi vado a Bevagna da Angelo Ciccarini, a Segni, Roma, da Mirko Mastronardi. E poi vado assolutamente a mandare un grande abbraccio a Paola di Rimini, ad Anna da Roma, Teresa di San Giovanni in Lupatoto, vado a Genova da Tiziana e Silvano. Finisco da Luciana Soncini e Giuseppe, siamo a Reggiolo, Reggio Emilia,
È stato un piacere sentirti, tanti cari auguri alla vostra bellissima famiglia, i nipoti Federico, Giacomo, Edoardo e la meravigliosa piccola Matilde. Bellissimi. Siamo pronti per un altro video? Che dite? A fra poco. Purtroppo siamo arrivati a fine puntata, quindi vi devo dare la risposta alla domanda iniziale, che era da Thomas di Veroli, questo bimbo che ci aveva chiesto: che cos'è una zebra secondo voi? Benissimo, vi do la risposta: un cavallo evaso dal carcere. Grazie Thomas, è stato davvero dolcissimo. Allora io vi aspetto sul nostro canale YouTube, sia quello di Passi e Suoni che quello di Crea con Fantasia, perché siamo tutti bimbi dai 0 ai 99 anni. Aspetto le vostre telefonate per ricevere a casa vostra il DVD della nostra maestra Cristina Vezzani e la nostra promozione CD, 4 CD a 39 euro, e poi aspetto che mi mandiate un messaggino con WhatsApp in modo da ricevere ogni settimana la nostra puntata sul vostro cellulare. Spero che passiate una giornata meravigliosa, ovviamente sempre all'insegna della musica, del ballo e del sano divertimento. Grazie, alla prossima, ciao!